6 dicembre 2023. Stiamo quasi al 2024. Un freddo non te dico. È 3 giorni che si è sbassata la temperatura da 25 gradi è arrivata a 5 gradi. Un freddo me se porta via, però su giacchetti è scollato, non c'ha le maniche apposta me se me cure dietro il freddo. Adesso andrò dentro questa selva oscura perché ormai si sta facendo notte. Guarda, hanno discaricato lì. Hanno discaricato, guarda, la selva di Castelfidardo. Qui c'ero venuto anche per andare alla ricerca e rimpinguare nel mio forziere qui della selva di Castelfidardo, il mio forziere pieno di diamanti, pietre preziose, soldi contro soldi, sopra soldi. Avevo fatto quel video lì, no? Era diventato un video artistico, no? Quella volta, per chi è che mi segue lo sapete, era diventato un video molto artistico, l'avevo fatto proprio bene. Però dopo è andato perso come tanto un migliaio di video andati persi quando alla quarta chiusura del canale YouTube che c'è stata nel 2017. Purtroppo mi hanno chiuso il canale nel 2017, ho perso 20.000 produzioni, ma però non mi sto a lamentare, io sto raccontando solamente la realtà dei fatti che è accaduta nel 2017, che ho perso lì un migliaio di video su 20.000. Quindi un migliaio di video su 20.000 è poco, capito? È una minoranza. Oh, me fai tirar su sta scuffia che è un freddo, non te dico. Quindi è una minoranza, è stata di chiusura e di definitivamente persi i video, capito? Io pensavo che avevo perso tutte le 20.000 produzioni, no? Tra le esplorazioni che erano sui 6-7 mila, cioè 6 mila e qualcosa erano le esplorazioni, dopo tutto il resto era rosario, video un po' pallosi, dopo i video unboxing, video che piacevoli della ristrutturazione della casa in Castelrosino. C'è tante persone che mi seguivano per i video dei lavori a Castelrosino. Ma hanno seguito tante persone, dopo hanno seguito pure i video che facevo dentro qui la selva, qui in questo spazio qui. Adesso se sta fa notte perché sono le 4:30 e già se sta fa scuro. Quindi te voglio dire, alla chiusura del canale è andati persi un migliaio di video su 20.000. Quindi io devo ringraziare a un certo Fabio che non mi segue più, però lui ha seguito, quella volta seguiva le esplorazioni e piaceva le esplorazioni come piace pure a me le esplorazioni, perché a me mi piacerebbe tanto fare nuove esplorazioni, però ci vuole i sponsor, ci vuole le risorse per farle queste esplorazioni, e non te le sto a chiedere a te ovviamente, però ci vuole delle aziende che fa da sponsor, non i privati non fanno niente da sponsor. Comunque, per chi è che non ha i sponsor delle aziende, se può fa ben poco. E a parte questo, io devo ringraziare sto Fabio che mi ha aveva memorizzato, prima della chiusura, aveva memorizzato 19.000 produzioni video. 19.000 è tante, eh? Dopo, sul migliaio che andate persi, ci sono purtroppo dei video che sono andato alla ricerca e non l'ho trovati, e poi tutte le colonne sonore, melodie spontanee che avevo creato io in questi anni di lavoro su YouTube, questi anni di produzioni video continui e totali, era una catena di montaggio, perché io ogni giorno facevo 3-4 video al giorno per 6 anni, fai un po' i tuoi calcoli quanti video mi ha portato a creare. E poi tanti altri erano produzioni del passato, perché prima della quarta chiusura del canale mio c'è stata una terza chiusura del canale, poi una seconda chiusura del canale e una prima chiusura del canale. Ogni volta che me chiudevano il canale perdevo migliaia e migliaia di produzioni, perché io non me l'ho messe mai. E non l'ho mai memorizzati questi video, capito? Nei hard disk io ce li ho messi, però dopo
dalla faccenda del bunker, mi hanno sequestrato tutto, 7-8 hard disk, mi hanno sequestrato, ho perso tutto. Poi quella volta del camper a Roma nel 2012 mi hanno rubato tutto dentro il camper e ho perso anche quelle produzioni lì perché ce l'avevo nei hard disk. Poi un'altra volta sempre le forze dell'ordine a casa mia per aver prodotto un'esplorazione mi hanno sequestrato altri hard disk, quindi io ho perso tutto il mio archivio Matteo Montesi delle esplorazioni, produzioni, l'ho perso tutto. Dopo, quando YouTube te comincia a chiudere tutto un continuo, qui era il forziere della selva di Castelfidardo, il forziere mio qui, dove sta qui, fa un po' vedere se c'è, che così rimpinguo qui, le ho messo lì, quando ho fatto quel format lì che è andato perso, dopo altri format purtroppo è andati persi, e poi è andati persi anche le musiche di zio Isidoro, perché ce n'è solo poche pubblicate, bisogna che le rimetto tutte le musiche di zio, perché l'avevo promesso, eterno riposo, dona zio Isidoro, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Gliel'avevo promesso, lui ci teneva tanto che pubblicavo le sue produzioni musicali nel canale mio, mi si è raccomandato da metterle nel canale mio perché io ho i diritti d'autore, per cui dopo segna diritti d'autore, non posso fare un canale a parte delle musiche del zio, anche se era da farlo, però un canale a parte non c'ha i diritti d'autore, quindi lo devo mettere nel canale mio per forza. Qui è andato giù tutto, guarda un po' che roba, si è sfondato tutto qui, o è cascato giù un albero, adesso sta per traverso, non si riesce a capire perché è notte. Quindi continuo andare giù questo sentiero della selva di Castelfidardo e ti dico che il video del forziere che si trova nella selva è andato perso, come migliaia o migliaio di video, tranne che quei altri 19.000 che la maggior parte sono in privato, perché sono in privato i video miei, quelli belli, anche la costruzione della casa di Castelrosino, è quasi tutto in privato i video, perché in privato? Perché sennò sono segnalabili anche addirittura da YouTube, non solo da Yeters, ma anche da YouTube stesso, perché ci sono delle parole che ormai non sono più per le norme della community di YouTube, non sono più compatibili con le norme che ci sono su YouTube. YouTube è diventata una piattaforma proprio piatta, nel senso vero della parola, una piattaforma che tu non possi esprimere o dire delle parole le parole particolari non le puoi di più, bisogna stare conformi alle norme stesse della community, te dice, quindi certe parole ormai è diventate bannabili dei video vecchi miei, quindi bisogna che Risate Italiane, Gatto Elio, Absolete, che adesso sono gli utenti che si collegano spesso, i miei fan si collegano spesso su Matteo Montesi Official su Twitch, che loro si interessano, Risate Italiane, Absolete e Gatto Elio si interessano a censurare le parole bannabili dei video che ho fatto tempo fa, ci devono lavorare loro, pensa, quindi loro mi stanno facendo questo grande lavoro e ci stanno mettendo un sacco di pazienza, perché ci vuole tanta pazienza a censurare le parole bannabili, quindi c'è da vedere tutto il video, tutto il percorso del video dall'inizio alla fine per censurare le parole. Guarda un po' sto albero, gli è scappato fuori una verruca qua, guarda, oppure è scappato fuori tutto qui l'albero, guarda, oh, è scappato fuori chi, de quant'è che non venivo giù chi tutto de su albero, questo l'ho imbracciato de albero, questo l'ho imbracciato, bravo albero, bravo che sei venuto su tutto, te sei tirato fuori tutto qui, porca miseria, guarda che roba, ole alto. Grazie albero, adesso ci stiamo avvicinando al Natale. Oh albero di Natale. Senti che io profuma di Dio, profuma su albero.
Ah, grazie albero dell'ossigeno che ci doni. Adesso vado a abbracciare pure con l'albero laggiù, laggiù tutto. Dopo, in poche parole, in questa selva ho dei ricordi abbastanza importanti, perché ci venivo spesso a recitare il rosario, la coroncina, a fare delle format, delle produzioni molto molto significative. Adesso abbraccio pure questo albero qui, tanto insetti non c'è, sa su freddo, cosa te trovi? Insetti trovi, è difficile trovare insetti con su freddo. Adesso vado giù tutto, mi sto scaldando, anche se freddo tanto, però mi sto scaldando perché cammino. E allora il corpo, che il kebab, che è un radiatore, perché l'importante è che hai bevuto prima l'acqua, in modo che l'acqua circola nel corpo e il corpo camminando si scalda, perché l'acqua si scalda e il corpo si scalda come un radiatore, uguale. Solo che non sono fatto di ghisa, sono fatto di carne, quindi si scalda, una volta che si scalda, però non è che si scalda tanto come il termosifò, cosa c'entra? Adesso io continuo, proseguo il cammino. Cosa ci incontrerò? Qualche cinghiale qui in mezzo a su bosco? Qualche cinghiale, guarda un po'. Laggiù adesso è scuro nero, È scuro nero laggiù, laggiù tutto. Però c'è quelli con la bicicletta, la mountain bike, che fanno sport e viene su tutto, dopo vanno giù tutto veloce. Guarda un po' su albero, è andato giù. È andato giù tutto su albero qui. E guarda un po' i funghi che è nati in dell'albero, guarda, guarda i funghi color merda, color zio celentano. E così adesso allora io mi faccio una carica di energia vitale, un'energia che mi serve per sopravvivere e per essere carico di energie salvifiche ed evolutive. E quindi le energie non è che le mette solamente il rosario e la coroncina e i sacramenti, li mette pure l'energia, la mette pure la natura. Apposta la Madonna in tanti messaggi in tutto il mondo ha detto e si è raccomandata la Madonnina che andassimo in mezzo in montagna a fare le passeggiate, a fare le escursioni, si è raccomandata, perché tramite la natura noi riscopriamo l'armonia dell'universo. Guarda un po' l'acqua che contiene sto albero qui, guarda l'acqua, non si vede niente, non si vede più niente, però un tantino d'acqua si vede in mezzo a suo albero. Questi sono gli alberi che contiene nell'acqua, che hanno una bocca d'acqua in modo che nei periodi di siccità si abbeverano. E quindi adesso io non continuo più, non proseguo più il mio cammino fino in fondo, perché se sta fanotte è un gelo, e vado su tutto pure io, come quelli con la bicicletta, con la mountain bike. In questi posti in mezzo alla natura ci si deve salutare, apposta si saluta, perché ci si deve salutare, dappertutto ci si dovrebbe salutare, perché siamo tutti nella stessa nave che sta affondando. E che è questa generazione malvagia, questa generazione compromessa dalla malvagità più che altro, perché mica è tutti malvagi, non bisogna fare tutta erba un fascio, però il male purtroppo è il sistema delle cose, ha corrotto la generazione odierna, e quindi bisogna salutare, perché in questi posti, soprattutto pure in montagna, nelle escursioni e tutto, può succedere sempre un irreparabile, che uno si fa male, casca giù, c'ha bisogno d'aiuto, e allora chi è che lo aiuta? Lo aiuta chi è che si trova nei dintorni della zona dove sta facendo l'escursione. E quindi ecco, adesso io a tenere la videocamera mi si sta gelando la mano, però mi sto scaldando piano piano camminando. E quindi, capito, quindi il bosco è una risorsa importante per le città, e qui a Castelfidardo c'è questo bosco qui, che è una risorsa naturale d'ossigeno. È l'ossigeno è importantissimo per la salvaguardia della respirazione e per anche gli asmatici, perché gli asmatici c'hanno l'asma perché è allergici a qualcosa, no? Però se manca i boschi, manca gli alberi, l'aria è rarefatta e soffrono pure di più gli asmatici.
io sono stato asmatico, lo posso sapere e lo posso comprendere, perché chi è che non ci passa nelle disgrazie non lo può comprendere, non lo può capire. E quindi voglio dire, dopo che mi è stato chiuso sul canale Benedetto, tantissime produzioni che ho fatto qui la selva sono andate perse, però anche produzioni a scopo salvifico ed evolutivo mi sono andate perse, non solo boccaggi, mi sono andate perse le melodie spontanee, le opere spontanee mie, è andate persi produzioni esplorative e non solo, anche opere tipo sempre a scopo evolutivo e benefico, armonico, in mezzo alla natura della selva di Castelfidardo. Anche quei video che venivo con la macchina, che si vedeva la macchina, dopo c'avevo la tema quella volta, si vedeva la tema oppure si vedeva la stilo, e quelli andati persi, non c'è più, non si trova più proprio su internet. Non si trova più. Tanti video a scopo evolutivo e salvifico andati persi. Mi sono smattito io per farsi video, mi sono smattito, e adesso il risultato qual è? Lo zero assoluto. Il risultato è che non c'è più quasi niente, che bisogna censurare tutto perché non è più a norma di YouTube. YouTube c'ha un sacco di norme nuove e allora deve essere dei standard di YouTube. E quindi questo lavoro lo dovrebbe fare. E se ci hanno pazienza, Risate Italiane, Gatto Elio e Absolete fanno questo, gestiscono la situazione dei video vecchi censurando le parole bannabili. Ecco, adesso non mi si vede più, bisogna fare una faccenda. Allora, non mi funziona più niente qui su monitor. La torcia non si sa manco dove sta la torcia. Allora, niente, non si vede più perché è scuro nero qui dentro, è un bosco oscuro, e io adesso esco fuori da qui. Comunque è stato traumatizzante quella volta quando avevo perso le produzioni mie, è stato molto traumatizzante perché ci ho messo tutto il mio impegno a creare produzioni a scopo evolutivo e benefico e salutare. Dopo quello che ho fatto, chi è che ha voluto comprendere ha compreso, e chi è che non ha voluto comprendere non ha compreso. E pazienza, dai, tanto la comprensione mica tocca pretendere che tutti ce l'hanno la comprensione. Non tutti comprendono e il significato e le opere create, anche artistiche, alcune anche artistiche, perché non è che ho creato solo produzioni così del Rosario Coroncina e basta, ma anche produzioni artistiche. Ecco, adesso sente un aereo che vola, io esco fuori dal bosco fra poco e lassù si vede che c'è tipo un'ombra che mi sta a guardare. Qui questo bosco, voglio dire che è stato un luogo di combattimenti e di guerre, la guerra del 1860, la guerra patriottica degli anni del 1860, poi c'è stato il 1910, la guerra del 1910, il 15-18, dopo c'è stata la seconda guerra mondiale. Qui questo colle è stato un colle di soldati anche morti, quindi ci potrebbero essere anche entità rimaste in questo bosco, entità rimaste in questo bosco finché non arriva Gesù dal cielo, le entità stanno nel luogo dove sono morti. Non tutti riescono a staccarsi dal materialismo, non tutte le anime stanno in un'altra dimensione, non le vediamo, però a volte si manifestano su degli edifici, su dei luoghi dove hanno abitato, perché non si sono staccati dal materialismo, oppure sono morti inaspettatamente e stanno aspettando il giudizio divino quando ritornerà Gesù dal cielo a risorgere i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine, per cui diverse anime sono nei luoghi di battaglia, che sono morti inaspettatamente
deflagrati o che sia. Qui è un campo di battaglia, un ex campo di battaglia che è rimasto naturale, perché è un bosco naturale. E qui, questo bosco, una volta tutti i campi che è stati coltivati qui nelle Marche oppure in tutte le regioni d'Italia, in quasi tutte le regioni d'Italia, i campi prima di essere coltivati c'era il bosco, era un bosco come la selva, come questa selva qui, era un bosco prima di essere coltivati i campi. Dopo hanno disboscato i campi per l'agricoltura. L'agricoltura ha portato un disboscamento del 90% di tutta la penisola italiana, quindi questo non lo dice mai nessuno. Dopo, il disboscamento porta la mancanza di ossigeno, perché se non c'è gli alberi l'ossigeno è rarefatto, perlomeno è molto meno l'ossigeno, perché l'ossigeno, il mare crea anche il mare ossigeno, però soprattutto gli alberi. Quindi, riflettendo e scherzando, poi non ho scherzato per niente, però riflettendo e parlando insieme, questo bosco è un toccasana per la città di Castelfidardo. Non è solo per il mio forziere di quattrini e di pietre preziose e di diamanti che tengo qui dentro questo avvallamento di terra nascosto, lo tieno lì nascosto, dopo qualcuno ogni tanto va a rimpinguare. Ovviamente sto scherzando, è una stronzata che si è inventati chi è che mi invidia e che guarda a me, mi invidia a me, cuscì piccolo, no? Che sono, voglio dire, un personaggio che è creato nel 2012. Mi hanno creato un personaggio etichettato trash, ma alla fine non sono trash perché se ricordano di me solo dei video di Christian Eise che strappo la scarpa, mi butto un tel fiume, magno il topo, butto un gatto morto purino che l'ho trovato in tela riva in tel fiume. Quindi mi ricordano solo per se stronzate lì, apposta dicene che so trash, ma in realtà ho fatto un sacco di produzioni video e documentari naturalistici a scopo evolutivo e salutare per tutti noi, per l'armonia per tutti noi, a scopo di benefico. Non ho fatto solo le stronzate. Quindi ci può scappare che faccio il video di Babbo Natale se ricevo il materiale, ci fa pure rima, se ricevo il materiale ci può scappare che faccio un video del Babbo Natale, oppure se ricevo il materiale della Befana posso fare un video della Befana, ci può scappare, ci può uscire. Adesso siamo quasi al Natale, pensa un po', fra 15 giorni è Natale, ma ci rendiamo conto che roba, quanto passa il tempo? Quanto passa il tempo? Fra 100 anni non ci ricorderà né più nessuno, non saremo più ricordati da nessuno, oppure qualcuno metterà un quadretto nostro in la stanza e ci ricorderà, qualche nostro figlio oppure nipote, pronipote, cu ce capisci? Però fra 100 anni è finito tutto quello che stiamo a fare, l'attività motoria nostra, tutte le opere che stiamo facendo. Quindi è importante noi ad essere in armonia con l'universo, a cercare da far del tutto per usare parole armoniche e salutari, no parole cattive, dispregiative come dicevo prima, e creare del bene possibile nel nostro piccolo, creare del bene e così ci fa stare bene, perché noi dobbiamo stare bene, dobbiamo creare il bene e il bene è quello che rimarrà per sempre. E anche se noi moriremo che non ci ricorderà più nessuno, comunque vada, Dio non si dimenticherà di noi, perché l'anima vivrà oltre questa vita terrena, questa vita materiale, che la natura ci ama, la natura ci sopporta e ci dona le risorse per sopravvivere. Quindi quanto più il Dio che ha creato la natura stessa ci ama, quanto più ci ama il Dio che ha creato la natura stessa, molto di più, molto di più. Per cui noi non ci dobbiamo abbattere per nessun motivo e per nessuna delusione,
e andare avanti creando opere d'amore, possibilmente opere d'amore, e iniziare a parlare con parole armoniche, non parole cattive, non parole dispregiative, ma parole armoniche, perché sennò non siamo figli di Dio, ma saremmo, se noi parliamo con parole cattive, siamo figli del demonio. E il demonio non perdona, non perdona nessuno, ci porta allo strazio più totale, all'inferno de pianto e stridore di denti, ci porta al baratro, ci aspetta al varco e al baratro, e ci porta con lui in un posto della madre di tutti gli incubi. Quindi noi non dobbiamo ascoltare al demonio, dobbiamo ascoltare all'armonia dell'universo, a Dio che ha creato il pianeta Terra, ha creato il sistema solare, ha creato la galassia, ha creato le galassie, ha creato l'universo, ha creato gli universi, ha creato la materia, ha creato il visibile e l'invisibile, soprattutto l'invisibile, perché adesso voi non mi vedete, però mi sentite, quindi io ci sono, ma non mi vedete. Quindi l'invisibile c'è, esiste. Esiste più l'invisibile che il visibile. Pensa che roba. Pensa tu che roba. Adesso sono uscito fuori dal bosco, qui c'è la strada principale, sta venendo una macchina. Sta venendo una macchina, per poco mi chiappa sotto. A posto. Un freddo non te dico, però mi sono scaldato abbastanza. Adesso io ti saluto e spero che questa produzione video ti abbia piaciuto, e se mi vuoi, se tu gradisci gradisci di collaborare a dei progetti miei personali di YouTube, puoi farlo ordinando qualunque cosa che c'è nella lista Amazon. Sotto questo video c'è un link che c'è scritto, sta scritto lista Amazon Matteo Montesi, e tu puoi collaborare mandandomi qualunque cosa che c'è lì che mi serve per fare nuove produzioni più interessanti, più visibili, che si vedono bene. Puoi tu ordinare quello che ti fa piacere che io creo di produzioni video nuove. Se ti fa piacere il Babbo Natale, c'è la materiale di Babbo Natale. Se ti fa piacere la Befana, c'è il materiale da Pia per farmi fare la Befana. Se ti fa piacere che faccio i video, che faccio vedere le cove dei sorci, c'è pure la videocamera e quella sperimentale dei buchi, dei fori, dei buchi sottoterra. È una figata quello è un format che è una figata. È un anno che l'ho messa lì con la videocamera, deve essere che non ne frega nessuno. Dopo c'è una videocamera nuova, oltre questa che sto riprendendo. Questa purtroppo c'ha un problema al monitor, prima non l'ho fatta attaccare la luce perché non funziona più il touch screen, quindi, e poi va per traverso il monitor. E non sto a chiedere niente a nessuno, chi è che vuole vedere nuove produzioni interessanti può ordinare qualunque cosa c'è nella lista mia Amazon, che mi permette di migliorare le mie produzioni, di farle migliori, di farle che si vedono meglio. Infatti c'è una videocamera, e il penultimo modello della videocamera, non ci ho messo l'ultimo perché il penultimo costa meno, se ci mettevo l'ultimo costava molto di più, però me va bene anche il penultimo, chi se ne frega. È simile a questa, però è più sofisticata, si vede anche di notte, c'ha i infrarossi, quindi è una figata. Dopo c'è anche altre cose che mi possono servire per aumentare la qualità delle produzioni video. Quindi fate vobis significa fate voi se volete, se non volete, come non detto, nessuno è costretto, nessuno se deve sentire costretto. Tipo su Twitch, adesso io voglio chiarire questa cosa. Su Twitch, il social network, se tu ti abboni, che c'hai Amazon Prime, è gratis l'abbonamento, non devi spendere niente, capito? La gente non deve spendere niente, non deve spendere per abbonarsi, perché se c'hai Prime
paghi Prime e basta. Dopo te ti abboni con lo streamer che preferisci, che ti piace. Se ti vuoi abbonare lo streamer che so io, abbonati gratis. Non spendi niente, ovviamente. Guarda un po' Castelfidardo. Castelfidardo, guarda un po'. Adel monitor me sta al contrario, quindi per zoomare fo difficoltà. Fo difficoltà. Vedi? A posto. Se a te non te ne frega niente che zoom al contrario oppure mi viene male le riprese, come non detto, capito? Non te può fregare di meno, basta, finito. Chi se ne frega se non te può fregare di meno? Eh? Però non me puoi dire te pretendi, te vuoi che te mandi nella roba. No, non voglio niente. Io dico solo, se vuoi che miglioro le produzioni video, sai che puoi ordinare qualunque cosa c'è per migliorare le mie produzioni video stesse. Mica te obbligo, nessuno è obbligato. È come se io non l'avessi detto, però l'ho detto per farti ricordare che c'ho una lista Amazon dove ci sono delle cose anche tecnologiche per avanzare e produrre video migliori. Ecco perché migliorare è sempre. Perché bisognerebbe nella vita migliorarsi. Migliorarsi significa acquistare dei mezzi anche tecnologici per avanzare e per migliorare le produzioni video, ovviamente. C'è un computer ovviamente migliore di quello che ho. Quello che ho c'ha purtroppo il microprocessore fallato, che me va e non me va, mi si blocca tutto un continuo ogni volta che faccio un'unione dei filmati. E poi c'è la videocamera purtroppo qui che si è andata un po' in quel paese, nel senso che non funziona bene, e per cui quando potrò me la farò. Per il momento continuo così a fare le produzioni. Per chiunque vuole che faccio produzioni migliori può ordinare qualunque cosa c'è in questa benedetta lista, però nessuno si deve sentire costretto, nessuno. E poi chi è che mi vuole bene non si sente costretto, chi è che mi vuole bene non si sente costretto. E poi non direbbe mai questo se ne approfitta, oppure questo se ne approfitta, oppure vuole approfittarsi, capito? Non direbbe mai, perché chi è che mi vuole bene lo sa che io non me ne approfitto di nessuno. Dopo, quando posso farlo io, de mio pugno, la faccio. Se vado avanti ancora con le produzioni video, quando potrò, me farò i mezzi tecnologici che mi servono per creare nuove produzioni migliori. Ecco. Quando uno, finché noi la fa, va avanti così. Dopo, se c'è chi è che gli vuole bene e può collaborare per migliorare le sue produzioni, chi è che gli piace. Nessuno è costretto, nessuno si deve sentire costretto a niente. Continuiamo così come se non avessi detto niente. È a posto. E adesso io mi avvicino alla macchina e poi vado a fare una live da qualche parte. Posso andare alla bottega della birra, perché lì vende mia sorella e le birre bavaresi di altissima qualità, in modo artigianale e in modo all'ingrosso, capito? All'ingrosso la vende sta birra, e potete anche acquistare alla bottega della birra dei pacchetti natalizi. Potete acquistare anche dei pacchetti natalizi alla bottega della birra, che sono molto belli e sono anche buoni. Non solo belli, ma anche buoni. C'è il panettone alla birra, per esempio, il panettone alla birra Giampaoli, che è buonissimo, che la bottega della birra si è messa in collaborazione anche con la Giampaoli, che fa il panettone alla birra, buonissimo. E poi c'è il torrone, c'è tutto quello che uno può desiderare da mangiare a Natale, nelle feste natalizie. Dopo c'è la birra di qualsiasi tipologia artigianale, di altissima qualità, che vale la pena andare a guardare il sito internet e prenotare e acquistare questa birra, perché vale la pena beverla almeno una volta in vita propria, perché è buonissima, di altissima qualità.
Ecco qua, allora io mi pare che ho detto tutto quello che dovevo dire in questa produzione video e adesso mi accingerò ad andare a fare una live per parlare ai miei fan assidui, questi 20 miei fan assidui su 60 milioni di persone, c'ho 20 persone, a volte anche 50, però di solito 20, 50 che mi seguono, proprio al massimo è 50, al minimo sono una ventina di persone che mi seguono, che sono contente di quello che dico, quello che faccio, e non è pallosi i video che faccio, capito, a queste persone che mi vogliono bene. Dopo, chi è che non mi vuole bene, non li guardassero i video, no? Non li guardassero, che gli conviene. A posto, io adesso sono nel buio più totale. Nel buio non si vede più niente, volevo mettere la torcia ma il monitor, il touch screen si è rotto, non me lo permette da mettere la torcia, purtroppo si è rotto sto benedetto touch screen, ad M ci gira i coglioni perché non me l'aspettavo che mi si rompeva pure questo, però non è una scusa per ottenere una nuova videocamera, non sono scuse, tutta al più me la comprerò io quando potrò. Adesso non è proprio il momento per me, non è proprio il momento. Quando sarà la comprerò, è fatta finita. Per il momento mi vedi scuro nero, senza luce, tanto non funziona più, pazienza. Allora, sono quasi arrivato all'obiettivo dell'automobile, dell'autovettura. Termino qui questa produzione video e creando una consapevolezza che siamo amati talmente tanto dalla natura che noi non ci rendiamo conto, non siamo consapevoli, ma dobbiamo prendere consapevolezza che la natura ci ama, e se ci ama la natura, quanto più il Dio onnipotente che l'ha creata ci ama. Riflettiamo su questo. The end, fine. Thank you.